Fratelli bianconeri e non, buon pomeriggio, sera. Sono esattamente le 19:10. Avrei voluto fare questo video prima, ma purtroppo ho avuto un sacco di impegni, non ce l'ho fatta, per parlare di un paio di cose. La prima è che volevo ringraziarvi veramente di cuore per la splendida diretta di ieri sera, dove mi sono veramente divertito. È stata una diretta lunga, durata quasi 2 ore. Poi, finito, mi sono messo un po' a passare il tempo sul PC, dopodiché ho aspettato l'inizio della partita. Juventus Paris Saint-Germain, mi sono divertito, è stata una bella sgambata. Ma prima di arrivare a parlare della partita, volevo finire con i complimenti. Vi ringrazio davvero di cuore per 2 motivazioni. La prima, per la splendida diretta di ieri sera, che è stata veramente molto bella e molto costruttiva, almeno per quanto mi riguarda. E volevo ovviamente anche ringraziare tutti coloro che si stanno continuando a iscrivere al canale. Siamo arrivati alla modica cifra, per me, di 500 utenti iscritti, quindi non potevo certamente augurarmi di meglio in così breve tempo. Vi ringrazio e soprattutto vi voglio ringraziare per la continua fiumana di complimenti che mi continuate a fare. Questo vuol dire che comunque sto lavorando bene o abbastanza bene, e questo mi viene riconosciuto ed è una cosa che veramente mi soddisfa. Detto ciò, che mi sembrava doveroso, veniamo al video breve di questo pomeriggio per parlare della partita di ieri sera. Juventus Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain Juventus, che dir si voglia, è finita 3-2 o 2-3, che dir si voglia. È stata una buona sgambata. Ho visto delle buone individualità, la gamba è ancora un pochino pesante, ma questo credo sia una cosa abbastanza normale di questi tempi. Del resto sono una decina di giorni che i più si allenano, per il resto c'è chi è una settimana, c'è chi praticamente, come Bernardeschi e Rugani, deve ancora cominciare. E come dico, ho visto una buona partita, una partita che abbiamo non certamente stradominato, ma che abbiamo vinto, e questo da un lato, per quanto valore abbia, 0, è però importante perché aiuta a vincere, no? Si dice sempre che vincere aiuta a vincere, e questo è sicuramente una cosa molto importante. Alcune buone individualità veramente. Da alcuni utenti è stato criticato De Sciglio. Secondo me De Sciglio non ha giocato male, ha giocato peggio a Samoa, che continuo a chiedermi il perché lo continuiamo a tenere. Io lo regalerei. E ho visto altre buone individualità, come sempre quella di Dybala, quella di Higuain, che ha fatto tra l'altro un bellissimo gol, e bellissimo è stato quello di Marchisio, che sicuramente ha fatto vedere un Marchisio sugli scudi, perché quando tu ricominci a questi livelli vuol dire che sei già con la gamba abbastanza avanti, ma soprattutto stai dando un forte segnale al mister che può contare su di te, e questa è una buona cosa. Se Marchisio smetterà di giocare un po' meno con i telefoni e penserà un po' meno alla pubblicità, potrebbe tornare un giocatore importante. Me lo auguro per noi e per lui ovviamente. Per il resto direi che una cosa che mi piace è il fatto che è già la seconda volta consecutiva che Bentancur gioca titolare, e questo potrebbe avere anche un significato, cioè nel senso che non sia mai che Allegri lo voglia tenere, che non lo voglia dare in prestito, potrebbe essere.
ho visto sicuramente un buon Keane che ha fatto uno splendido assist e si è procurato un calcio di rigore. In tutte e due le occasioni ne ha beneficiato Marchisio. È un ragazzino che deve crescere, ma secondo me potremmo finalmente ritrovarci un ragazzo della nostra cantera in prima squadra, e sarebbe anche ora, francamente. E questo per quello che riguarda la partita. Poi ragazzi, come dico sempre, valore risultato zero serve soltanto per muovere le gambe, per cui dare giudizi in negativo o in positivo io non sono mai d'accordo, però è giusto far notare le cose che ti sembra funzionino meglio, come è giusto far notare le cose che funzionino peggio. Però in partite come queste io le cose che funzionano peggio tendo a non evidenziarle mai, praticamente. Quindi aspettiamo la prossima partita e prepariamoci per la Supercoppa Italiana con la Lazio. Mancano, se non erro, 2 settimane, poco più, per cui dobbiamo farci trovare pronti, perché la Supercoppa Italiana non è certo una competizione di valore enorme, però è meglio vincerla che perderla, come si dice in gergo. E qui chiuderei la parentesi partita. Ne aprirei un'altra parentesi su una cosa, a mio modesto parere, da far notare. E cioè, Allegri, io stamattina quando ho aperto il web, come faccio tutte le mattine, mi leggo alcune testate dei giornali. Stamattina c'era un articolo su Tutto Sport dove diceva: Allegri, dobbiamo arrivare a Kiev in finale di Champions, ma questa volta la voglio vincere. Ora, siccome tutti dicono che noi juventini siamo angosciati dalla Champions, io verso i tifosi posso anche dire che sia vero. Non sapevo che fosse vero per il nostro mister. Forse lui è più angosciato della Champions di noi. Secondo me può essere positivo da un lato, perché vorrebbe dire tenere i ragazzi tutti sulla corda per giocarci fino all'ultimo le nostre possibilità in questa competizione. Da un altro lato potrebbe non essere completamente positivo. Perché? Perché quando senti una competizione così tanto, bisogna vedere fino a che punto sono buoni pensieri. Ecco, speriamo. È passato un ragazzino con la maglia della Juventus di Pjanic, sempre un bel vedere. E quindi direi che mi pare che il nostro mister sia molto attratto da questa competizione, e io credo che Allegri non andrà via dalla Juventus fino che non l'avrà vinta, per cui mi auguro che non ci resti molto. Detto ciò ragazzi, è stato un video breve per passare con voi qualche minuto in compagnia, e apro un'ultima finestrella. L'ultima finestrella che voglio aprire è su una mia curiosità, riferito a un paio di utenti che ieri sera mi hanno fatto delle domande un po' personali. Allora, io ragazzi voglio essere amico di tutti, assolutamente amico di tutti, però non trovo giusto quando ci sono persone che continuano a farti domande a livello familiare. Sei sposato, c'hai dei figli, che macchina hai, ma soprattutto di dove sei. Io non voglio negarvi
di farvi sapere chi sono, come non voglio negarvi di farvi sapere cosa faccio. Quello che non mi riesce di capire è il perché di tutta questa curiosità. Io, ragazzi, non sono molto amante del fatto di parlare di me stesso, ma non perché voglio negarlo a voi, è perché da questo punto di vista sono un po' introverso. Cioè, non amo parlare molto di me stesso, di cosa faccio, generalmente tendo a non farlo. Per cui, voglio dire, le vostre curiosità in questo senso, devo dire, sono due o tre quelli che insistono, perché per il resto gli altri, io, ragazzi, vi dico, io non ho mai chiesto a voi di dove siete se non me lo dite voi, perché io penso che da un lato siano anche cose di cui magari uno non ha piacere di parlare, per motivazioni che non sono niente di eclatante, sia chiaro, però magari c'è chi non ci tiene a parlare della propria vita privata. Io sono uno di quelli, per cui vi chiedo scusa. In parte ho risposto, vi ho detto che sono romagnolo, vi ho detto che ho un figlio, che sono sposato, che ho una donna meravigliosa e che ho un figlio. Vabbè, lasciamo stare. Però non chiedetemi altro. Se avrò voglia di parlarvene, sarò io a farlo. Ve lo prometto. D'accordo? Un grazie a tutti. Ci sentiamo presto. E come sempre, forza Juve. E non dimenticate, fino alla fine, perché Kiev ci aspetta. Un abbraccio da Demone.